Sabatino, allora intanto grazie, grazie. Cercherò di ringraziarti in modo particolare con un videomessaggio, spero pieno di senso, così come le tue parole. Volevo farlo anche mostrando a tutti il modo in cui io ti ho conosciuto. Io ti ho conosciuto tramite il tuo libro, Brian Priority, Le meraviglie e le zone di ombra della Sì, nostra che mente narrate attraverso pensieri, storie, curiosità, un pizzico di neuroscienze. Questo libro mi è stato regalato da Bohème, quindi è tutto un giro. Peraltro qui ho scelto anche di leggerlo, sfogliarlo con il suo segnalibro di Bohème, quindi questo è un saluto speciale anche per lei, condiviso con tutti coloro che stanno adesso ascoltando questo e vedendo questo video. Volevo leggervi un passo, di cui parla Sabatino nel suo libro, dal titolo L'intento. Lui dice: L'intento è il fine, lo scopo preciso. Qui è diretta un'azione, un'iniziativa, una partecipazione, specie se collettiva. Guarda, guarda caso. Da cui l'uomo ha fatto poi derivare quella più conosciuta forma di alleanza contrattuale chiamata lettera d'intenti. Parte questo, Sabatino sviluppa in modo veramente elettrizzante questo concetto, questo capitolo. E poi se io sfoglio il suo libro, che ho letto tutto, ci sono altri capitoli dove lui affronta l'argomento del cambiamento o del miglioramento, che è quello che abbiamo un po' vissuto tutti insieme, dove lui affronta la chimica dell'amore, e credo che noi l'abbiamo un po' sperimentata tutti insieme nella nostra esperienza di sostare, adesso peraltro continua, si è trasformata in altre attività. Poi un altro capitolo veramente interessante che avevo intercettato nel libro, aspetta che lo trovo, prima o poi lo trovo, scusatemi per l'attesa, ovviamente non mi sono preparata per fare questo video, però ci tenevo. Ce n'è più di uno, scusate perché ve lo voglio far vedere. Allora, lui parla delle 5 meraviglie. Sabatino. Curcuma, la spezia delle meraviglie. Zenzero, la spezia del benessere. Il peperoncino, la spezia della gioia. Il cardamomo, che è la spezia dei sogni. La cannella, che è la spezia dell'allegria e della felicità. Forse è quella che mi rappresenta di più, Sabatino. E dici qui in questo capitolo: sarà un caso, ma forse è questo il motivo che nel nostro immaginario associamo la donna, creola dei nostri sogni, al nome di cannella. La chiamerò cannella per quel colore che ha la pelle di cannella, impazzire mi fa, così cantava Antoine nel lontano 1967. Sei anche molto romantico mentre scrivi. Le tre frecce, l'empatia, la grinta e la motivazione. Noi credo che le abbiamo sperimentate tutte e tre. Scusate la lunghezza del video, ma ci tengo in modo particolare perché c'era anche Dulcis in fundo, la motivazione, e credo che anche questo noi l'abbiamo sperimentato. E c'era un'altra cosa di cui volevo parlare. La collaborazione, tu parli della collaborazione nel tuo libro, che è quello che abbiamo sperimentato noi tutti insieme. Ed eccoci qua, è quello che hai appena detto a tutti noi, diversamente insuperabili. Qui nel tuo libro, ci spieghi un po' che cosa intendi, no? Per diversamente insuperabili. Una delle esperienze più affascinanti che possa capitare ad un medico nella propria carriera professionale è quella di lavorare al fianco di ingegneri di entrambi i sessi, in un ambiente altamente tecnologico. Dico questo per esperienza personale, professionale passata, che ahimè con molto piacere continuo a fare. E qui racconti cosa intendi per diversamente insuperabili. E poi lo riporti anche nella tua copertina del libro. Sono diversamente insuperabile perché ogni giorno mi batto per due ragioni. Perché si insegni la prevenzione, e perché ogni singolo essere umano, dopo aver svolto il proprio lavoro in sicurezza, torni a casa ogni giorno, e ripeto, ogni giorno, dai propri affetti in salute.
Grazie Sabatino, grazie veramente di cuore per le tue parole, per il tuo contributo, per quello che sei e per quello che stai dando e donando a noi tutti.